Eccellenze, illustri ospiti, cari amici, benvenuti. Siamo qui per presentare il volume a cura di Fabio Bolzetta, La Chiesa nel digitale, strumenti e proposte, edito da Tau Editrice, con la collaborazione della UECA, l'Associazione Web Cattolici Italiani, di cui Fabio Bolzetta è presidente. Saluto anche chi ci sta seguendo da casa attraverso la diretta curata da TV2000 e fruibile sul sito di Avvenire di Vatican News e sui canali della UECA. Un volume questo, come potete vedere, vestito di bianco, mi verrebbe da dire perché, perché si freggia della prefazione di Papa Francesco, che quindi idealmente è con noi in questo viaggio nel digitale in cui ci guideranno i nostri relatori. Ed è una prefazione la sua che ci regala tanti spunti rispetto alla fase eccezionale che il mondo intero ha vissuto con la pandemia. Ma rispetto anche al supporto creativo che abbiamo ricevuto dalla tecnologia per rimanere in contatto quando non ci si poteva abbracciare nemmeno con i familiari, per continuare ad essere comunità, per poter partecipare all'Eucarestia quando la partecipazione era interdetta. Ma il Papa insiste molto nelle sue parole sul fatto che l'incontro virtuale non potrà mai sostituire quello in presenza lo spezzare il pane insieme, l'abbracciarsi con le braccia e non con le parole, l'essere uno a fianco all'altro per servire i poveri, lo stringere la mano ai malati. In ogni caso è indubbio che in questi tre anni abbiamo assistito ad una fioritura enorme, ad una crescita esponenziale direi delle possibilità digitali, crescita che però deve essere non ridotta né sminuita ma accompagnata da una nuova consapevolezza, da un'adeguata formazione, altrimenti entriamo in una giungla. C'è bisogno che il mondo digitale sia abitato dai cristiani in un modo uh, nuovo ma responsabile. Ecco allora che avvicinando la fotocamera dello smartphone al QR code che troviamo sulla copertina del libro, ci si spalanca una porta per riflettere, scoprire, condividere sui social e poi pubblicare sul web, guidati da 150 video tutorial che ci insegnano proprio come abitare questa casa fatta di bit e di algoritmi, come stare nell'Icket Nunk del digitale. E ora lascio la parola al padrone di casa, l'ambasciatore Francesco Dinitto, per i saluti introduttivi a questo incontro. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a Palazzo Borromeo, benvenuti da parte mia, da parte di mia moglie, di tutto lo staff dell'ambasciata che ha contribuito alla realizzazione di, di questo evento. E ringrazio prima di tutto l'autore perché ci ha fatto trovare questo bel regalo sulle nostre sedie del libro. Del libro che presentiamo, che presentiamo oggi e che siamo molto fieri di presentare oggi. Eh, promosso dall'Associazione dei Web Cattolici Italiani UECA e in occasione della 57 giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà domenica prossima. Oltre a Cecilia Seppia, volevo ringraziare moltissimo i relatori, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fabio Fabbene, Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi. Prevendissimo professor Don Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Prevendissimo Monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, Don Gianluca Marchetti, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e Don Sergio Massironi del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il regalo che ci ha fatto Fabio è veramente eh, bello perché si tratta di un libro utile e utile a tutti noi, perché tutti noi, volenti o nolenti, ormai dobbiamo convivere con una realtà virtuale che però è sempre più vicina a noi, a quello che facciamo, alle nostre abitudini e quindi una realtà che diventa uno strumento che può essere usato bene, che può essere usato male, che presenta delle opportunità e presenta anche dei rischi. E quindi è importante riflettere, la prima parte del libro è proprio sul riflettere, riflettere su che cosa abbiamo di fronte e come poter vivere questa, eh, questa opportunità che poi la tecnologia ci ha dato nella maniera migliore per noi e per le generazioni future, per le nostre comunità. Non a caso eh, il Santo Padre eh, ha fatto una, una prefazione. Eh, credo per sottolineare proprio l'importanza che per la Chiesa questo, rivestono queste, eh, questo, questo dossier, queste, queste nuove tecnologie, questo mondo digitale che ormai è così pervasivo. Quindi grazie, grazie a tutti, grazie di essere qui, io ripasso la parola a, a, a Cecilia che introdurrà il dibattito. Grazie. Grazie ambasciatore. Anche per, eh, per l'interesse e la sensibilità mostrata a certe tematiche, per averci offerto questo luogo fisico, direi meraviglioso, dove cominciare a capire come muoverci in questa eh, nuova fase in vista, come ricordava lei, anche della 57 ⁇ giornata delle comunicazioni sociali che celebreremo domenica 21 maggio e per la quale vi invito a leggere il messaggio del pontefice dal titolo Parlare col cuore, secondo verità, nella carità. La parola ora a Don Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva tesori antichissimi dal valore inestimabile, ma che è comunque alle prese con l'innovazione e il bisogno di comunicare nel mondo digitale. Prego. Grazie, buonasera a tutti anche per l'invito e a intervenire per primo in questa serie di, di contributi. Mi congratulo ovviamente per il libro che viene presentato e per i primi vent'anni dell'Associazione Web Cattolici Italiani. Da due mesi ho assunto il nuovo compito alla Biblioteca Apostolica Vaticana, mi sono anche chiesto il legame, no? il perché che sono stato invitato io per questo tema del, della presenza nel, della Chiesa nel digitale e dirò certamente qualcosa. Permettetemi però prima un accenno alla 57 ⁇ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che come ci è stato ricordato ha per tema parlare al cuore verità e carità. Mi sembra interessante che negli ultimi anni i messaggi che sono stati scelti proprio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali eh, sono andati più sulla direzione proprio di una riflessione antropologica, la persona umana nelle sue relazioni, nel, nel, nella sua pluridimensionalità, no? il fatto di andare e vedere, ascoltare, questa volta parlare. E certamente l'enfasi sul tema di quest'anno è sul comunicare cordialmente, comunicazione cuore a cuore, da cui il processo sinodale in corso nella Chiesa e anche il promuovere il linguaggio di pace, scrive Papa Francesco. Quindi c'è tutta questa dimensione antropologica no? ed è bello registrare questo bilanciamento tra temi eh, specificamente antropologici ed etici e la questione delle nuove tecnologie no? che è stata scelta per altri messaggi. Sembra che c'è anche una saggezza dietro, non trovi mai niente di profondamente antropologico, magari anche teoretico, che non abbia, non abbia poi dei riferimenti anche concreti alla situazione e allo sviluppo delle nuove tecnologie, per esempio l'intelligenza artificiale, e non ci sono messaggi che toccano le questioni diciamo, più concrete degli sviluppi delle tecnologie che non abbiano poi dietro un'attenzione alla dimensione antropologica, e questo mi sembra molto importante anche come linea di eh, animazione culturale che siamo chiamati a dare. E mi sembra anche molto preziosa nel volume, visto che presentiamo il volume, questa scansione. Prima riflettere e scoprire, sono le prime due parti, appunto su tematiche più teoretiche, e poi condividere sui social media, pubblicare sul web. C'è proprio diciamo, questo andamento circolare, perché è un ordine che in un certo senso si richiama. No? E emerge proprio dalla lettura il fatto che eh, una testimonianza di utilizzo del, per esempio, il problema del parroco che deve mettere su e deve perfezionare il uh, sito della sua parrocchia. Oppure eh, la questione magari di l'uso di Facebook, di Instagram per la pastorale, eccetera, rimanda poi a delle questioni di fondo eh, di, di un pensare che sia effettivamente secondo il Vangelo. No? E allora ecco riflessione che viene richiamata, e allora virtuale reale, intelligenza artificiale, cyber stupidity, eh, fa parte del del contenuto, a me è piaciuto particolarmente il momento in cui si parla del podcast come ritorno della parola e dell'ascolto, no? diciamo questa circolarità virtuosa. Il libro è certamente frutto della collaborazione di giornalisti, esperti operatori di comunicazione, docenti universitari, professionisti nel campo dell'informatica, web designer. Mi sembra che venga fuori proprio il messaggio del formarsi e formare ad abitare, il verbo è scelto, diciamo, è pensato bene, il digitale, non, non è soltanto un discorso di strumentazione da imparare a usare, è un discorso di un ambiente che ci appartiene, in cui siamo dentro, di cui facciamo parte. E allora proprio dentro questa realtà, quanto è importante un contributo di spessore e di solidità culturale. E ogni tanto scherzo insegnando, anche se adesso ovviamente ho ridotto molto di più eh, le lezioni, ma insegnando filosofia è interessante con gli studenti quando usi la parola analogico. Fino a un po' di tempo fa, analogico, almeno per gli studiosi di filosofia, era che si distingue tra l'univoco e l'equivoco, c'è cioè l'analogo. Invece adesso parlare di analogico ormai fa riferimento a che cosa non è più digitale. No? Ecco, in effetti cambiano eh, anche le percezioni dei nostri, delle parole che utilizziamo. Ecco, nel volume Chiesa e Digitale c'è un impegno a servizio dell'evangelizzazione, e della promozione della cultura che passa come studium, che è passione, la parola latina ci dice anche questo, ed è ricerca. Allora mi sembrava bello spendere qualche minuto sulla vocazione che la Biblioteca Apostolica Vaticana ha, proprio di mettersi a servizio degli studiosi, di promuovere la ricerca nella in Predicate Evangelium, quando si parla della biblioteca, si dice che abbiamo tre compiti specificamente: prima di tutto la raccolta, poi la conservazione e poi il mettere a disposizione questo patrimonio, che è una miniera straordinaria, appunto di, di cultura proprio perché eh, si possa attingere, perché i documenti diventano anche oggi occasione di scoperte. <coughs> Che permettono anche di arricchire la nostra conoscenza e nutrono il nostro spirito. Degli 80.000 manoscritti che abbiamo in biblioteca, il più antico risale al III secolo, gli stampati sono oltre un milione, di cui quasi 10.000 incunaboli e c'è molto altro. Ecco, abbiamo avviato ormai da anni tutto un progetto di digitalizzazione, ne sono stati digitalizzati, visto che si parla di digitale, no? 25, più di 25.000 e certamente se andiamo avanti con i ritmi che adesso stiamo portando avanti ci vorranno ancora... Forse 3, due, tre decine di, eh, di anni per poter completare diciamo, tutto il processo di digitalizzazione. È anche interessante seguire il dibattito teorico che c'è dietro l'impegno della digitalizzazione. No? Perché per esempio ci troviamo con l'importanza anche di valorizzare la fonte diretta che si ha e che si conserva. Magari circolano immagini dappertutto, poi sono fatti anche con livelli diversi. Ormai non so, con l'ultravioletto e l'infrarosso si riesce addirittura a, a scoprire i palinsesti, le scritture che hanno state nascoste, eccetera. Anche scoperte vengono fuori per questo, però c'è sempre il legame tra, in qualche modo, il virtuale, il digitalizzato e poi la fonte diretta che è conservata in un luogo che ha bisogno magari di una certa temperatura che deve essere preservata da, dagli agenti che possono att diciamo minarne proprio la, la conservazione. Ecco, quindi il reale e il virtuale emerge anche l'importanza del fisico, eh? un lichen nunc di un qualcosa che si trova lì, che ha avuto un'origine, che ha una sua storia e poi anche la facilitazione di mettere a disposizione tutto ciò che aiuta magari a distanza. Eh, era impensabile magari eh, fino a un po' di anni fa che una persona potesse lavorare su una fonte esclusivamente a partire dalla documentazione senza magari venirne a contatto. Quindi dobbiamo mettere insieme questi due elementi ed è un, elemento, una, un aspetto molto affascinante. Ecco. E il sito della nostra biblioteca digitale mette proprio a disposizione quello che si è fatto finora proprio per lo studio e per la consultazione e in qualche modo dà anche una linea di direzione eh, su cui vogliamo andare proprio perché l'uso delle nuove tecnologie possa essere messo a servizio anche di uno spessore culturale, di una maggiore profondità anche culturale che eh, l'appassionarsi di materie umanistiche, l'appassionarsi del vero, del bello e del bene, no? della storia, appunto il futuro della memoria, ci possa aiutare. Concludo dicendo che a me ha sempre colpito l'espressione che è di Paolo VI, poi ripresa anche della carità culturale, cioè della carità intellettuale. No? La Chiesa è chiamata, ce lo ricorda anche Papa Francesco, a diciamo, mettere insieme la dimensione della carità samaritana, che è il venire ovviamente incontro subito alle esigenze che si incontrano. C'è una carità politica che è l'organizzazione del bene comune, trovando tutti i modi per poter eh, organizzare il, la nostra, il nostro vivere in relazione, in società nel modo migliore, ma c'è anche una carità politica che è il promuovere... È un, scusate, una carità intellettuale che è il promuovere la ricerca, dare orizzonti soprattutto alle nuove generazioni perché possano investire il meglio anche della loro intelligenza eh, spendendolo, spendendolo bene. Ecco, in questo senso ci sentiamo anche noi dentro questo filone, il libro, diciamo, ci... Indirizza lì, biblioteche, social eh, o intelligenza artificiale, in qualche modo mostrano, parlano all'uomo dell'uomo stesso, magari mettendo in luce eh, tutto il bene, mettendo in luce anche i suoi limiti, magari le sue contraddizioni. E coabitare questo ambiente ci impegna a, a vivere la nostra testimonianza fino in fondo ecco per questo nuovo umanesimo relazionale che siamo chiamati a costruire per il bene della Chiesa e della società. Io mi fermerei qui e poi grazie. Grazie, grazie al professor Mauro Mantovani per averci calato in questa dimensione antropologica del messaggio. Di Francesco eh, per la giornata delle comunicazioni sociali, per aver indicato anche l'orizzonte culturale in cui muoverci e per l'impegno a servizio dell'evangelizzazione anche della Biblioteca Apostolica Vaticana con questo sforzo enorme di digitalizzazione. Ora ascoltiamo invece l'intervento di Monsignor Fabio Fabene, segretario del Dicastero delle Cause dei Santi. Prego, eccellenza. Signore ambasciatori, signore e signori, buonasera a tutti e ringrazio sentitamente per avermi invitato a partecipare alla presentazione di questo volume. Saluto cordialmente l'ambasciatore che ci ospita e tutti voi che siete qui presenti. Il libro, come già è stato rilevato, ci immerge in modo estremamente pratico nell'ambito dell'impegno della Chiesa nel digitale, un mondo in cui siamo ormai pienamente coinvolti. Nel libro mi sembra che emerga una consapevolezza nuova di come la Chiesa nelle sue varie articolazioni ha fatto proprio gli strumenti della comunicazione digitale per la sua missione e per la comunicazione della propria vita. Dobbiamo quindi essere veramente grati all'autore Fabio Bolzetta anche per le proposte che avanza in queste pagine, proposte che possono aiutare le comunità cristiane ad intercettare il vissuto delle persone e trasmettere la fede. Come afferma Papa Francesco nella prefazione al libro, tutti ci siamo accorti di come il digitale durante il tempo della pandemia abbia permesso di conservare relazioni umane e comunitarie, come anche ha mantenuto viva la fede attraverso la celebrazione dell'Eucaristia quotidiana o gli incontri di catechesi o di formazione. Pensiamo soltanto alle messe trasmesse proprio dal Santo Padre ogni mattina, quanto sono state seguite. Ora terminata la pandemia è necessario riscoprire il valore della comunità in presenza, cosa non facile, a detta di molti parroci che registrano il permanere di un certo distanziamento nella partecipazione della gente alla vita concreta della comunità. Proprio qualche domenica fa un parroco mi diceva quanto faticano per ricomporre le comunità e aveva una previsione un po' negativa, io non condivido troppo, diceva non sarà più come prima, ma ci auguriamo che la gente senta veramente la necessità di ritrovarsi unita in comunità. C'è bisogno di contributi pratici come quello di questo libro che ci insegnino ad utilizzare gli strumenti della comunicazione oggi disponibili, non nella direzione di un mondo sempre più individualista, ma come mezzi per attirare alla vita concreta della Chiesa. Oltre a riflettere sul rapporto fra virtuale e reale, a scoprire le opportunità offerteci dal web e dalle app, il libro indica come un certo utilizzo dei vari social possono aiutarci a condividere, alimentando così il senso della comunità. Se sono qui è per un motivo particolare, legato alla memoria di un giovane beato che ormai tutti noi conosciamo, Carlo Acutis, morto per una malattia improvvisa a soli 15 anni nel 2006. Papa Francesco ne ha riconosciuto le virtù eroiche e il miracolo, così che nel 2020 ne è stata celebrata ad Assisi la beatificazione. Carlo è stato definito un genio dell'informatica perché ha di fatto precorso i tempi nell'utilizzo del computer e del web. Fin da piccolo aveva una particolare predisposizione per l'informatica e una vera passione, sia per quanto riguarda il computer e i suoi programmi, sia per la realizzazione di ipertesti e siti internet. I suoi giochi, quando aveva sei anni, ruotavano attorno al sogno di essere uno scienziato informatico e con il tempo la sua competenza e le sue conoscenze si accrebbero sempre di più. Imparava da solo, leggendo i manuali e riuscendo a realizzare cose che neppure persone laureate riescono a fare. Per questa sua attitudine era molto ricercato, non solo dai suoi amici e dai suoi compagni, ma anche su più larga scala. Realizzò per esempio il video della sua classe di liceo all'Istituto Leone XIII di Milano per partecipare al concorso RAI per il volontariato. Il segretario poi della Pontificia Accademia Cultorum Martirum gli chiese perfino di aiutarla a creare la sezione specifica all'interno del sito vatican.va. Sui vari martiri. Carlo scelse di utilizzare il suo talento informatico per l'evangelizzazione ed anche per promuovere la spiritualità dell'Eucarestia. È noto che egli progettò e realizzò una mostra internazionale sui miracoli eucaristici, per la quale è stato definito un Moderno Apostolo dell'Eucarestia. La mostra che io stesso ho inaugurato lo scorso anno qui a Roma nel Centro Internazionale San Lorenzo per i Giovani, consiste in un'ampia rassegna fotografica con descrizioni storiche sui principali miracoli eucaristici verificatisi nel corso dei secoli in diversi paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Essa viene tuttora richiesta e proposta da parrocchie ed associazioni o enti culturali giovanili in diversi paesi del mondo. L'intuizione apostolica di portare la luce e la gioia di Cristo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale fanno di Carlo un pioniere in questo cammino, specialmente in un momento storico in cui la Chiesa avverte fortemente l'esigenza e l'urgenza di portare il messaggio evangelico in tutte le periferie del mondo, accogliendo anche le sfide che il mondo digitale propone. Per questo motivo i giovani lo sentono particolarmente vicino. Mi ha impressionato qualche domenica fa, quando andando ad Assisi, ho incontrato tantissimi giovani pellegrini alla sua tomba nella chiesa della Spoliazione. In quella circostanza mi hanno detto che in continuazione ci sono giovani provenienti da tutto il mondo che visitano quel luogo e affidano al beato Carlo Acutis le loro preghiere. Possiamo quindi riconoscere e anche dire un po' sottovoce che oggi si va da Sisi non solo per San Francesco, ma anche per il beato Carlo Acutis. Tutti ricordiamo la sua frase più famosa «Originali, non fotocopie». E attraverso questa espressione il giovane Beato da una parte mette in guardia dal rischio che i nuovi mezzi di comunicazione possano massificare in modo anonimo creando stereotipi, dall'altra il suo è un forte invito ad esprimere ciascuno quanto di più originale ed autentico ha da dare e di carismi che lo Spirito dona ad ognuno per arricchire la Chiesa anche in questo nostro tempo. L'invito del Beato Carlo è quanto mai attuale nel confronto, per esempio, portata alla cosiddetta intelligenza artificiale. Il beato Carlo, con la sua giovinezza e con le opportunità che il nostro tempo ci offre, ci esorta a non aver paura delle nuove possibilità che la scienza e la tecnica mettono nelle nostre mani e ad alimentare la virtù della speranza. Di cui oggi c'è tanto bisogno, speranza che è sempre creativa e generativa. Grazie. Grazie a lei, Monsignor Fabene, per aver ribadito la necessità di questa consapevolezza eh, nuova, eh, necessaria per abitare il digitale, per il ricordo appassionato, direi, di Carlo Acutis, genio dell'informatica, la cui figura è fonte di ispirazione per molti giovani, ma eh, mi permetto di dire per la Chiesa intera, per portare il messaggio evangelico in tutte le periferie del mondo, un messaggio evangelico che sappia innanzitutto di... di di speranza, che abbia il sapore della speranza. La parola ora al segretario del Dicastero per la comunicazione, Monsignor Lucio Adrian Ruiz. Signor Ambasciatore, eccellenze, autorità civili e religiose, signore e signori, amici e amiche, grazie per questo invito. È una grande gioia e un onore poter partecipare, davvero grazie. Parlare col cuore, secondo verità, nella carità. Questo è il moto del messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni che presto celebreremo. A questo messaggio Papa Francesco arriva da un percorso di messaggi che se vogliamo riassumere in quattro verbi Possiamo dire andare, vedere, ascoltare, parlare. Così la prima domanda che viene spontanea è cosa sia e cosa implica questo parlare col cuore, tenendo conto che il cuore è quella icona che rappresenta l'amore, che va dall'immagine del sacro cuore ai graffiti degli innamorati. Così l'invito di Papa Francesco ci sommerge nella questione dell'amore come asse dell'annuncio. Sinteticamente potremo capire cinque aspetti a sottolineare per comprendere questo parlare col cuore. Il primo: non parlare solo con la testa, solo con le idee, le conoscenze, ma anche con l'amore. Perché solo l'amore. E veicolo del vero. Secondo, implica essere coinvolti in prima persona. Le idee consentono i verbi in terza persona. L'amore implica entrarci personalmente. La terza è scendere in campo esistenzialmente, perché l'unica maniera in cui si può arrivare al cuore dell'altro e con la propria vita. Quarto, con parole di Papa San Francesco, samaritaniando al mio prossimo, perché non si può davvero stare col cuore accanto a chi soffre e restare lontano. Non si può rinviare il dolore, non si può rimandare per competenza a un altro. Il quinto, arrivare alle periferie esistenziali, perché l'amore non supporta la sofferenza e cerca a chi ha bisogno. Chi parla col cuore è un missionario della speranza. Ecco, parlare col cuore. È nel cuore che nasce il primo impulso ad andare, a vedere ed ascoltare con autenticità per poter parlare nella verità e nell'amore. Per questo è necessario purificare il cuore, per poter andare oltre le apparenze, superare l'indifferenza e discernere la complessità del mondo in cui viviamo. La chiave la troviamo in quelle parole di San Francesco di Sales, basta amare bene per dire bene. Perché, come detto prima, è nell'amore dove scende in campo tutta la persona per incontrare tutta la persona. E questo è il contesto nel quale presentiamo il libro La Chiesa nel digitale, che arriva come un vero dono, perché ci aiuta a cercare e stabilire il giusto bilanciamento a volte così faticoso, fra la presenzialità e la virtualità, che sono le due sponde nelle quali si gioca la fede e l'amore nella nostra cultura. L'incontro virtuale non sostituisce, ne potrà mai sostituire, quello in presenza, dice Papa Francesco. Questo principio sacro santo che Papa Francesco ribadisce nella prefazione del libro sta proprio nella natura dell'amore che genera ogni incontro. Infatti, nessun innamorato veramente innamorato preferirà mai il monitor all'abbraccio e al bacio della persona amata. E non si confonde mai sul valore che possa avere quando opportuno anche una presenza virtuale ma se questo è chiaro e va sempre rivadito e sostenuto la questione invece che oggi nella nostra cultura dobbiamo porci guardando la secolarizzazione omnipresente il vuoto nelle nostre chiese la contestazione a tutto campo di qualsiasi verità e autorità, secondo un modello postmoderno, è proprio un'altra. La questione è come arrivare a generare questo desiderio di questa presenzialità, quando è proprio l'annuncio di questa presenza quello che non c'è. Ma veramente crediamo che il problema delle nostre chiese vuote si trova nella trasmissione delle messe digitali perché se le persone si accontentano con vedere il monitor invece di nutrirsi di Gesù e abbracciare la comunità della Chiesa vuol dire che il nostro annuncio è stato davvero povero e non siamo riusciti a tramandare la bellezza ed essenzialità Dell'esperienza di una fede che trasforma l'umano, lo completa e lo fa pieno. Cioè abbiamo parlato con la nostra testa, ma non con il nostro cuore. L'interrogativo dunque non sta e non può stare mai sul valore del presenziale. La sua ricchezza misurata con il righello dell'amore, è proprio palese. La domanda si posiziona nell'ambito della missione e dell'azione di una Chiesa in uscita, che brucia di amore per tramandare il messaggio Gesù e l'esperienza della Sua presenza là dove non è conosciuto, là dove non è sperimentato. E qui? E qui? E non nella concorrenza con il presenziale che si deve cercare la motivazione dell'utilizzo degli spazi e gli strumenti digitali. Sono spazi e tempi missionari che ci fanno uscire dalle nostre sagrestie esistenziali per andare a portare il messaggio ed esperienza là dove non ci sono. Infatti L'errore sta nel pensare che il messaggio sia già arrivato al cuore delle persone e si veda poi impoverito dal digitale. No, è proprio perché non è arrivato che dobbiamo uscire, andare, andare a fare quello che viene chiamato il primo annuncio. Questo è il punto. Non possiamo ragionare come se l'annuncio fosse già fatto e fosse solido, come se le possibilità di conoscere il Signore e sperimentare la comunità che abbraccia, che abbraccia aperte fossero lì, pronti per tutti e pronte sempre. Usciamo alla strada. Troviamo la gente vera. Domandiamoli chi è Gesù. Domandiamoli. Se credono nella propria resurrezione lì capiremo che la questione non è il digitale, ma proprio l'annuncio. La questione è l'annuncio che tocchi la mente e il cuore, che possa essere capito dagli uomini e dalle donne, dai ragazzi e le ragazze del nostro tempo, tramandandolo nel loro linguaggio e che li coinvolga a partire dal linguaggio più convincente, quello della nostra e personale testimonianza. Così scopriremo quel benedetto aiuto missionariamente, il digitale, che ci può dare e aiutare per andare e raggiungere quelle periferie esistenziali che non conoscono ancora Gesù e che il suo messaggio non ha ancora... Trasformato la loro vita. E' proprio in questo flusso missionario che si situa il libro A cura di Fabio. Che ringrazio molto per questo grande lavoro, perché, con una visione panoramica, presenta a livello teorico e pratico la cultura digitale proprio come terra di missione con la ricchezza e la potenza di quanto può servire per l'annuncio e per promuovere l'esperienza, ma pure le strade per percorrere e per arrivarci con i suoi limiti, le sue prudenze e i suoi rischi. Il percorso proposto nel libro aiuta a superare le concezioni e l'atteggiamento di chiamare il mondo digitale semplicemente strumento riducendo così il valore e la realtà di quanto si realizza davanti a noi. Il libro ci porta a contemplare la dimensione di una realtà propriamente culturale, uno spazio ad abitare, un'arena dove testimoniare. E questo lo ha percepito Papa Francesco, che nella sua prefazione lo segnala in maniera molto bella. Il web dice, e le reti sociali, possono essere abitati da chi testimonia la bellezza della fede cristiana e da chi ascolta come gli apostoli e i discepoli impararono a fare da Gesù. Questa opera ci apre al mondo del pensiero e con mille risorse ci prepara ad adentrarci nella chiave propria del Magistero del Papa Francesco che ci spinge ad essere una Chiesa in uscita, per arrivare alla periferia esistenziale, senza paura, con creatività, per incontrarci con la persona di Gesù e viverlo nella Chiesa. Complimenti per questo grande lavoro che può essere fatto solo da chi veramente conosce il linguaggio della nuova cultura e ha capito cosa significa missionare. Sentendo nel proprio cuore la passione per Gesù. Spero che molti, tanti, possano leggere e trarre i frutti da questo libro e che ci permetta di portare il Signore fino agli estremi confini della terra, anche quelli digitali. Grazie. Grazie. Grazie, Monsignor Ruiz, per averci fornito questa elegia dell'amore, mi verrebbe da dire, questa istantanea dell'amore come asse dell'annuncio. C'è bisogno di cuore anche nel digitale, c'è bisogno di amare bene per dire bene, per fare una comunicazione che riesca a riaccendere i cuori anche attraverso uno schermo che metta al centro la relazione con Dio e con il prossimo, che sappia soprattutto riaccendere quel fuoco eh, della fede a partire proprio dalla, dalla testimonianza. Adesso ci prepariamo ad accogliere e ad ascoltare don Gianluca Marchetti, sottosegretario della conferenza episcopale italiana. Gentilissimi tutti, mi si consenta un deferente saluto a Sua Eccellenza, l'Ambasciatore Dottor Francesco Di Nitto, alle autorità religiose e civili qui presenti, a tutti coloro che partecipano a questa giornata di studio. A mia volta mi faccio l'autore dei saluti di Sua Eminenza, il Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Matteo Zuppi dell'Arcivescovo Segretario Generale, Monsignor Giuseppe Batturi. Ringrazio il Dottor Fabio Bolzetta, che è forte certamente dell'esperienza dell'Associazione Web Cattolici Italiani, ma grazie anche a un linguaggio fresco e comunicativo, nel volume interattivo La Chiesa nel Digitale, offre alcuni suggerimenti essenziali per una Chiesa che ancora muove con incertezza i propri passi nel mondo digitale. La pandemia è certamente stata un'occasione non desiderata, ma non per questo meno rilevante, perché le comunità cristiane si trovassero a misurarsi in modo più deciso che mai con i mezzi digitali nei quali vivono per certi aspetti immerse le nuove generazioni e non solo. Ancora prima che come sottosegretario della conferenza episcopale italiana, già come membro della presidenza del Servizio nazionale tutela minori della medesima conferenza, sono testimone dello sforzo enorme messo in atto dai vescovi italiani per la tutela dei più piccoli, anche nel mondo digitale. Uno sforzo che non nasce solo da adesso. È parte integrante del DNA della Chiesa, il prendersi cura dei più piccoli, ma che trova oggi nuove sfide, tra cui appunto il mondo digitale. È un mondo che abbiamo indicato, abbiamo indagato, che abbiamo studiato e che è anche oggetto di alcune riflessioni che condivido con voi. Il delicato momento storico che stiamo attraversando scuote, interroga e sollecita ad ascoltare i bisogni che emergono, con sfaccettature spesso caratterizzate dalla imprevedibilità e immaterialità. E che richiedono di offrire alle persone risposte rassicuranti e orientanti. Una risorsa essenziale che ci viene offerta oggi è quella che ci è data dalle opportunità delle infrastrutture digitali. Dalla possibilità di connettersi per ricomporre relazioni, rafforzando la comunicazione, cioè la volontà di mettere in comune un compito tra le varie realtà che hanno una funzione di cura dei legami. La comunicazione oggi è complessa perché il nostro tempo propone modalità di incontro che spesso generano. L'illusione di poter acquisire una piena conoscenza del mondo, di essere al centro di una rete relazionale illimitata, di riuscire a controllare e a dare direzione a ciò che accade in un territorio senza confini. Prendersi cura dei legami richiede di riflettere sul significato e sul valore della relazione educativa, attraverso la quale focalizzare l'attenzione sui ragazzi nel loro percorso di crescita all'interno di un contesto familiare e sociale di appartenenza. La sfida odierna consiste nella capacità di portare avanti una riflessione finalizzata ad un'educazione che si pone allo scopo di favorire l'acquisizione della capacità di attesa, di autocontrollo, di riservatezza, in un confronto continuo con la fallicità e la velocità della connessione tecnologica. È un messaggio che rappresenta anche una tutela rispetto al rischio di esibire se stessi e di esporre la propria vita senza preoccuparsi delle conseguenze spesso drammatiche. E lo vediamo in tutti i giorni. Insite nell'incontro in una rete che può trasformarsi da opportunità a minaccia. Un aspetto essenziale della relazione educativa diventa quindi la possibilità di mantenere vivo il dialogo intergenerazionale utilizzando un linguaggio fondato sul rispetto delle parole nel loro significato, nella loro essenzialità, nel loro valore inteso non solo come mezzo di informazione, ma anche e soprattutto come strumento relazionale. Uno dei importanti temi nell'individuazione di nuovi canali comunicativi diventa quello dei social media, che rende necessaria l'identificazione di un punto di equilibrio tra la tentazione di demonizzare la tecnologia e quella di accettarla, to court, assumendo un atteggiamento di indifferenza e di acriticità. L'approccio alle nuove tecnologie, di conseguenza, necessita di valorizzare un pensiero educativo, che a partire dal significato delle regole date per il loro utilizzo ponga un confine, che non solo si ferma alla sola necessità del controllo, la regola è uno strumento per favorire un servizio allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, in quanto favorisce la promozione di una mentalità critica, che è il grande sforzo, rispetto a quanto i social mettono a disposizione in modo affascinante e convincente. Il confine lascia spazio a un dialogo attraverso il quale riconosce e rinnovare il senso più vero e profondo della relazione con le sfaccettature di rispetto, reciprocità ma anche di potere intenso come capacità di sviluppare potenzialità e competenze. In quest'ottica si delinea la precisa assunzione di responsabilità personale da parte dell'adulto che deve mettersi in gioco e in prima persona con la propria capacità di, di testimonianza di una vita autentica e coerente, fondata sulla fiducia che permette al ragazzo di scoprire la verità della vita e che genera una speranza che è dono e nutrimento per se stessi. Ed offrire agli altri. Nell'attuale contesto sociale è difficile immaginare relazioni che si configurino a prescindere dai social media, e questo richiede alcune attenzioni. Ne sottolineo alcune. Lo stile del potere nelle relazioni educative. Ogni relazione educativa è anche un rapporto di ruolo che implica in forme diverse un esercizio del potere e dunque della responsabilità. La dimensione potere e responsabilità è costitutiva di una relazione educativa che è sempre un rapporto di pari dignità senza mai però essere un rapporto alla pari. Un esercizio distorto del potere è sempre presente in una dinamica abusante. Forme di autoritarismo, salutazione, manipolazione, vittimismo sono tutte modalità distorte dell'esercizio del potere e del controllo. Il potere, inoltre, non è mai solo del singolo, ma è sempre condiviso dall'intera comunità che è corresponsabile del suo esercizio, ad esempio nel controllo del rispetto delle regole, dei comportamenti, delle scelte. La capacità di confrontarsi con altri circa il proprio operato, sapendo rendere ragione dei propri atti, nella disponibilità al confronto, e attitudine necessaria per ogni persona impegnata in un servizio educativo. La cultura dei confini. Ogni relazione educativa si iscrive entro alcuni confini. La relazione tra professore e alunno, confessore e penitente, allenatore e atleta, catechista e bambino. Si disegnano tutte all'interno di confini specifici, che pur nel variare dei contesti afferiscono sempre a contenuti e temi quali la prossimità, la scelta degli ambienti, l'espressione della propria corporità, l'utilizzo degli strumenti comunicativi. Ogni tipo di abuso implica la violazione dei confini che appartengono e sono propri di ogni soggetto che vive la relazione educativa con ruoli e compiti differenti. Non è mai lecito invadere lo spazio intimo dell'altro attraverso atteggiamenti che ne violano il corpo piuttosto che utilizzare i social come strumenti intrusivi. La cura e il rispetto dell'intimità. Non esistono relazioni disincarnate, e anche quella educativa è una relazione tra persone che hanno una propria identità sessuale o un proprio orientamento sessuale. Peraltro, nel caso di minori, si tratta di persone che stanno attraversando le fasi più delicate del proprio sviluppo. L'abuso sessuale si configura sempre come un usare il corpo dell'altro per una gratificazione dei propri bisogni. La capacità di vivere in maniera sufficiente matura la propria sessualità è una condizione minimale per poter entrare in una relazione educativa. La quale si iscrive in un ambito di relativa riservatezza che però non deve mai precludere la trasparenza. Per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Questo noto proverbio africano ci ricorda che non si educa mai da soli. Ci vuole una comunità per educare, non bastano neppure i genitori. Per articolare la grammatica della relazione educativa e qualsiasi cammino di prevenzione che protegge un vero spazio di crescita. È necessario coinvolgere una comunità e tutte le sue componenti nelle motivazioni ispiratrici, negli atteggiamenti fondamentali, nei comportamenti necessari e in alcune regole condivise. Questa comunità, questo villaggio, per questa comunità e per questo villaggio io ringrazio il dottor Bolzetta per quello che è questo strumento che ci fornisce, ma voglio ricordare una cosa, che questo villaggio siamo tutti noi ci facciamo parte di noi, tutti noi abbiamo la responsabilità di custodire le nuove generazioni. Grazie per l'ascolto e la condivisione. Grazie, grazie a Don Gianluca Marchetti, grazie per aver messo l'accento su questo verbo importante, tutelare, che ha in sé tante sfumature che ci coinvolge eh, tutti, proprio perché la rete sia sempre di più luogo di opportunità e non di minaccia, come diceva, eh, non soltanto per i minori ma per chi, chiunque decida di entrare nel mondo digitale. Grazie anche per questo spunto interessante sulla eh, cultura dei confini che presuppone educazione, rispetto e coinvolgimento consapevole dell'intera comunità o villaggio. La nostra staffetta di consigli e considerazioni sul libro di Fabio Bolsetta continua con Don Sergio Massironi del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ha collaborato con la UECA alla realizzazione dei video tutorial di cui parlavamo prima. Video che affrontano tante tematiche, dal Covid all'ecologia integrale, ai cambiamenti climatici, la pace, il fenomeno migratorio, la quaresima. Allora a Don Sergio che muove il suo operato tra i binari della dottrina sociale della Chiesa della Laudato si e della Fratelli tutti, vorrei chiedere come si riesce a conservare questo sguardo appunto umano, sensibile, cristiano, orientato all'altro nel mondo digitale, in un ambiente virtuale che quasi sembra immune all'empatia. Grazie Cecilia, buonasera. Ambasciatore Eccellenza, buonasera a tutti. Eh, la mia presenza qui è particolarmente legata a questo lungo lavoro che è iniziato di collaborazione tra il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e ehm, UECA e quindi la costruzione di tutorial. Che questo penso sia un primo punto importante, eh, aiuta la Chiesa nel digitale a non diventare una bolla cattolica eh, perché questo Credo sia uno degli aspetti più interessanti, ma a fare e a vivere quello che la Chiesa italiana ha sempre fatto, cioè entrare, inserirsi e fare rievitare eh, la cultura. Del nostro paese. Per cultura eh, non si tratta semplicemente, sappiamo, di qualche cosa eh, di intellettuale, ma appunto mettere in circolazione pensieri, idee, interrogativi eh, sulle cose della vita, su quelle che sono le grandi questioni del proprio tempo. In questo eh, non solo. La storia, lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, ma eh, chiamerei così l'agenda che Papa Francesco ci consegna, ha eh, dei tratti particolarmente significativi. La piattaforma di Laudato Si e di Fratelli Tutti è realmente eh, qualcosa che scavalca i confini confessionali e permette alle persone di incontrarsi, di riconoscersi, di pensare insieme e di agire insieme. Insieme. E in questo senso partecipare come di castero alla costruzione di questi tutorial ci permette di entrare nel digitale su tematiche che sono affrontate sì cattolicamente, quindi lasciandosi ispirare dal Vangelo, ma esattamente per aprire eh, una conversazione, un confronto, per stabilire un incontro, riaprire un dialogo anche là dove questo dialogo eh, si fosse interrotto. Eh, e devo dire che questo ci aiuta anche come Chiesa eh, a comprendere che quello che di solito chiamiamo dottrina sociale della Chiesa e che queste tematiche eh, che Cecilia elencava eh, non sono eh, semplicemente una parte, un ambito eh, del eh, pensiero cristiano, ma il pensiero cristiano ci aiuta come tale a interpretare ogni ambito della vita eh, e quindi. Eh, non si tratta semplicemente di attenzioni sociali. Eh, ma si tratta eh, delle ricadute sul nostro tempo, sulla nostra cultura, di quanto ogni domenica celebriamo e ci raduna. Questo credo che sia un aspetto molto interessante. Il secondo aspetto che penso sia importante, raccogliendo l'esperienza di tanti colleghi, condividere con voi, ehm, credo che soprattutto eh, le generazioni che sono qui in questo momento lo sappiano benissimo, non c'è niente di automatico per noi. Nel l'abitare il digitale. Eh, non siamo nativi digitali e chiunque di noi entri in questo ambito, ma devo dire anche i giovani che si eh, affacciano non semplicemente eh, per un proprio profilo personale, ma per dare un contributo eh, ecclesiale eh, nel web, ci si deve domandare come si fa. Il libro in questo senso è molto di aiuto, ma devo dire che l'esperienza di chiedersi come di confrontarsi su come è andata, di valutare eh, di volta in volta qual è la via migliore perché un messaggio sia efficace e corrisponda anche a delle domande reali in chi eh, lo può cercare, ne può usufruire, lo può condividere, per noi è fondamentale per non continuare eh, a comunicare qualcosa che o non è compreso, o non è richiesto. E questo sforzo eh, in una chiesa eh, che non è più molto spesso riconosciuta come il centro del villaggio, in un ambiente come la rete che non ha centri, eh, ci aiuta davvero eh, a ripensarci e a rimettere in discussione continuamente quello che siamo. Perché non è automatico eh, entrare in empatia con i propri interlocutori. C'è quindi una dimensione, potremmo dire, di ascolto, ma anche di immaginazione di coloro che sono i nostri destinatari, che è fondamentale per noi stessi, per ricomprendere quello che abbiamo da dire e non solo come strategia eh, per dirlo in modo efficace. Eh, questo mi sembra un elemento che eh, ci abbia aiutato tanto. L'altro aspetto che nel nostro dicastero è particolarmente evidente perché eh, i preti e i religiosi sono una minoranza delle persone che lavorano nel dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e così i protagonisti eh, di questi tutorial eh, sono molto più colorati dei relatori di oggi, eh, anche nel, nel presentarsi e nel porsi eh, in dialogo con gli ascoltatori, con chi è nel web, eh, ci ricorda che la Chiesa nel digitale è la Chiesa del Concilio Vaticano II, è la Chiesa come popolo di Dio e ehm, il libro fa un grande sforzo, mi sembra, per eh, tenere conto di quanti soggetti la Chiesa è fatta e in quante forme la comunicazione ecclesiale può avvenire. Questo è particolarmente significativo oggi quando i dati ci mettono a disposizione un tracollo di credibilità sicuramente eh, della figura del prete. Eh, I dati più recenti dicono che solo uno su cento dei ragazzi tra i 14 e i 24 anni ritengono significativo il rapporto con un sacerdote in Italia oggi eh, e il 47% degli adolescenti eh, dichiara non genericamente ma eh, consapevolmente di essere ateo, di avere chiuso il proprio rapporto con un'esperienza religiosa. Direi non dimentichiamolo dopo essere in gran parte passato dall'esperienza almeno dell'iniziazione cristiana ancora oggi. Allora in un quadro di questo tipo di difficoltà nel rapporto con le istituzioni e con quelle religiose in particolare chi entra eh, a come volto della Chiesa eh, nel web e come diventa particolarmente importante. E l'ultima cosa che vorrei accennare, ma che mi sembra una provocazione di questo grande lavoro, è eh, l'interrogativo sempre continuo su chi sono i destinatari. Eh, molte volte lo dico anche eh, semplicemente a partire dai vent'anni eh, di ministero che, eh, che ho alle spalle eh, quando eh, il prete predica di fronte a un'assemblea predica a tutti, il rischio è che predicando a tutti non predichi a nessuno. Eh, mentre di volta in volta costruire una comunicazione che abbia degli interlocutori precisi ci aiuta eh, a immaginare chi raggiungiamo e chi non raggiungiamo. Pensiamo a quante persone, anche se si tratta di una minoranza. Per esempio, di, di giovani, ehm, può essere ormai raggiunta solo attraverso questo strumento eh, perché si è chiuso nella propria casa o nella propria stanza e per ritornare all'incontro in presenza ha proprio bisogno di qualche cosa che accada eh, attraverso questa via. Ecco, io credo che siano tanti elementi eh, per darci la percezione. Di una cosa che eh, ho scoperto da poco da Don Damiano Modena, che eh, visse gli ultimi eh, anni eh, del Cardinale Martini proprio al suo fianco, si sentì dire in una delle ultime sere eh, dal Cardinale Martini, eh, ripensando alla giornata, il Cardinale gli confidò: Forse il Cristianesimo è soltanto all'inizio. Eh, io credo che quello di cui oggi stiamo parlando ci dia anche eh, questa percezione e questo presentimento. Grazie. Grazie, grazie eh, don Sergio Massironi per il suo lavoro, eh, per la sfida costante del di Castero ad ascoltare il grido della terra, dei poveri, per questo desiderio, capacità di mettersi in gioco, di ripensarsi eh, costantemente e di mettersi soprattutto al servizio eh, dell'uomo di oggi con il cuore ma anche con, con l'umiltà. Siamo arrivati quasi al termine di questo viaggio, viaggio che non poteva che concludersi con l'autore eh, del libro, il collega stimato Fabio Bolzetta, giornalista inviato di TV2000. Fabio ha tanti incarichi, tanti titoli, ma diciamo che ciò che lo contraddistingue è questa incredibile attitudine allo zelo apostolico cross-mediale, mi verrebbe da dire. Prego Fabio. È mai facile prendere la parola dopo interventi e relatori di così grande livello. E poi c'è anche un motivo in più perché quando chi parla ha la consapevolezza di costituire l'ultimo ostacolo all'accesso al rinfresco, questo rende tutto ovviamente più difficile. Signor Ambasciatore, eccellenze, distinte autorità civili e religiose, signore e signori. Permettetemi anzitutto di rivolgere un ringraziamento all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Sua Eccellenza Francesco Di Nito, per aver scelto di celebrare con questo momento di riflessione la 57 giornata mondiale delle comunicazioni sociali nella splendida e così istituzionale cornice di Palazzo Borromeo. Quindi ci troviamo insieme in un palazzo della seconda metà del 1500 che ospita anche opere di arte contemporanea, ma questo pomeriggio. A riflettere sul digitale, passato, presente e futuro, quasi in un'apparente dicotomia: se non fossimo in un luogo, e tanti ambasciatori e rappresentanze diplomatiche che sono qui lo sanno, per definizione, invece, un'ambasciata è un ponte che unisce. Ma un apparente contrasto affiorava durante la prima fase della ideazione del testo nella sfida di come poter conciliare temi digitali nella cornice analogica di un libro. Da qui l'idea del QR code, che dall'immagine di copertina traghetta il lettore in un portale multimediale con contenuti sempre eh, aggiuntivi e aggiornati, giungendo così alla scelta di rivolgersi ad un pubblico che certo si trova più a suo agio nello sfogliare e meno probabilmente nel digitale. Partiamo dal titolo la Chiesa nel digitale, perché la Chiesa non è Chiesa digitale, è Chiesa che è presente anche nel continente digitale. Ed è un testo, come è stato ricordato, eh, che è nato dall'esperienza dei circa 150 tutorial realizzati dall'Associazione dei Web Cattolici Italiani WECA. E dunque un lavoro corale, di squadra, una comunità come quella di WECA che ha lavorato in comunità sempre nella realizzazione dei tutorial, e così anche a questo testo. E dunque in ordine alfabetico, voglio ricordarli perché sono qui, Filippo Andreacchio, Andrea Canton, Alessandra Carenzio, Danilo Di Leo, Rita Marchetti, Giovanni Silvestri, Andrea Tomasi e Francesca Triani. E oggi qui con i membri del consiglio direttivo, suor Teresa Braccio, Cristian Giorgio e Gian Piero Neri. Un libro sogna, il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni, Ennio Flaiano. E vorrei condividere con voi ciò che queste pagine invece non raccontano, il sogno di poter servire in punta di piedi. Donando tutti i diritti d'autore al progetto di solidarietà digitale dedicato alle parrocchie e soprattutto nel voler non insegnare, ma accompagnare, sostenere e soprattutto essere servizio. Credere nelle opportunità della rete, facendone conoscere però anche quelli che sono i rischi, e tutelando le fasce più indifese come i minori. Nella prospettiva di promuovere il digitale non come uno spazio vetrina, ma come un ambiente in cui coltivare le relazioni attraverso le pratiche dell'incontro e dell'ascolto, come ha esortato Papa Francesco, in particolare negli ultimi messaggi, come sono stati ricordati, della giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E penso al viaggio di questo libro attraverso le presentazioni e gli inviti sul territorio. Dopo la prima presentazione a Palazzo Pio in Vaticano, l'accoglienza così simbolica in una parrocchia affidata ai canonici regolari lateranensi, avere avuto l'opportunità di riflettere di comunicazione digitale nella chiesa più antica dell'Arcidiocesi di Genova o di aver fatto tappa accolti anche dal sindaco. Nello storico distretto informatico del nostro paese, Aivrea. Nell'aver essere stati nel circolo dei funzionari della Polizia di Stato a Roma, nell'aver letto le prime righe di un discorso scritto dall'intelligenza artificiale, da ChatGPT. Eh, dichiarandolo ovviamente, e di aver parlato del senso di comunità in un palazzo confiscato alle mafie a Gioia Tauro nella diocesi di eh, Oppido Palmi-Mamertina, nell'arcidiocesi di Brindisi, tra insegnanti, genitori, comunicatori e parroci, in quella di Ragusa e tra pochi giorni nell'arcidiocesi di Perugia e in quella di Udine, accompagnati dalla presenza paterna dei vescovi diocesani. Ecco, questo non per stilare una, un elenco baldanzoso, ma per sottolineare due elementi. Il primo, come ogni presentazione sia stata una occasione di formazione. Il secondo, come in tutti questi casi citati, contenuti digitali non hanno sostituito, ma hanno promosso nuovi incontri in presenza, come quello di oggi. E che poi hanno dato frutto, contagiando per esempio i settimanali diocesani con i QR code e facendo fiorire ad esempio nuovi podcast, trasformando così, in un certo senso, le communities in comunità. Ecco, conoscere e far conoscere con proposte, per saper gestire gli strumenti e non farci gestire da essi. Proposte dunque, ma anche limiti alle cosiddette disfunzioni del web, sono state ricordate, ne ricordo. Qualcuna, l'infodemia, le fake news, pensiamo al periodo di pandemia, siamo arrivati al punto in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso una campagna per ricordare che l'aglio ha tantissime proprietà, ma non quella di guarire dal coronavirus. Ecco, altri temi ancora, beh, come quello del rinchiuderci nelle bolle e poi ancora luoghi in cui la falsità è più facile della verità. La polarizzazione online, così incandescente, quando certo sono i gesti ma anche le parole a riavvicinare verso i passi per la pace. La pirateria e la diffusione di contenuti e pratiche illegali sul web, senza dimenticare il peso oggettivo, concreto degli interessi economici, le nuove frontiere della privacy, dell'intelligenza artificiale e del potere degli algoritmi. Ecco, la pandemia, come sappiamo, è stato ricordato, ha portato ad un'accelerazione storica dell'uso del digitale anche nella Chiesa, consentendo nei periodi più duri del lockdown di rispettare il distanziamento fisico, ma promuovendo sempre la vicinanza e la prossimità. Ma a questa crescita forse non è seguita sempre una adeguata maturazione nella preparazione all'uso di tali mezzi. Proprio in quei mesi, l'appuntamento settimanale dei tutorial proposti da WEC è stato sostituito in webinar in diretta online, con i quali, nelle quali abbiamo eh, raccontato come le comunità più colpite delle diocesi, dei territori, dei comuni del nostro Paese utilizzavano le tecnologie per essere rete nella rete. Eppure tante religiose preti, testimoni, con successo in Italia come in Francia, negli Stati Uniti, in Sud America, in tanti paesi dei cinque continenti, su YouTube, su TikTok, nelle storie di Instagram e Facebook condividono contenuti di fede attraverso nuove forme di linguaggio. C'è ancora molto da fare, ma se volgiamo lo sguardo indietro, l'Associazione dei Web Cattolici Italiani, WeCA, compie quest'anno i 20 anni dalla fondazione. Siamo sì, ai 20 anni di sacerdozio di Don Sergio. Ecco, era il 2003. E i social non erano neanche nell'orizzonte, non erano neanche online. Nel 1995 è stato pubblicato il sito internet della Santa Sede, online. Quanto tempo. E a cavallo degli anni 2000 cominciavano a germogliare i primi siti di ispirazione cattolica. E ricordo, ricordiamo, tanti di noi, proprio quegli anni e quei momenti. E oggi... La promozione di una cultura della cittadinanza anche nel digitale, la condivisione di esempi e di testimoni, il racconto della bellezza, la consapevolezza di una cultura della sicurezza informatica e sfide e opportunità anche per il mondo dell'informazione e del giornalismo. La promozione della trasparenza, l'accorciamento delle distanze non, solt non soltanto geografiche, quanto può offrire ancora il digitale. Come abbiamo ascoltato l'accesso e la promozione della, della cultura? Eh, il coinvolgimento sappiamo del cammino sinodale anche nel continente digitale l'esempio di figure come quella del primo beato Carlo Cutis che è stato anche un webmaster che ha costruito un sito internet e poi la difesa la tutela e ancora questo essere sempre sempre ponte, non rinchiuderci due ultime considerazioni mi avvio la chiusura la prima, a proposito dei giovani è l'anno della giornata mondiale della gioventù di Lisbona, ma a volte onestamente si ha la sensazione come nella società non venga data loro pienamente fiducia. Giudicati troppo spesso i giovani come categoria, cosa fanno o non fanno i giovani, cosa pensano, cosa dicono i giovani, come oggetto e non come soggetto di una condivisa progettualità che nel web va ricordato a loro, anzitutto, come abitanti e aggiungo anche come cittadini. Ecco, non dico di guardare all'andamento medio delle chat Whatsapp delle classi dei genitori, perché se andiamo proprio a vedere, forse, e ci guardano i più piccoli, non diamo proprio il migliore esempio hm, da adulti. Ma certo eh, ci sono e ci possono essere tante solitudini del web, oppure di fronte ai dispositivi digitali. E lo dico anche da genitore, da padre, quando ne consegniamo uno per la prima volta, smartphone o tablet, a nostro figlio, a nostra figlia, quale indicazione offriamo? E quanto tempo siamo veramente, eh, scegliamo di destinare, di condividere insieme no, e di non delegare quel tempo a quello schermo? E poi un'ultima riflessione. Anche in rete esistono gli invisibili, gli scartati nella grammatica di Papa Francesco. Si tratta di quelle fasce della popolazione che ancora oggi non hanno le necessarie competenze o non hanno accesso alla rete. Per mancanza di sufficienti mezzi o di strumenti adeguati, al passo coi tempi, con pagine e strumenti che diventano via via per loro sempre meno accessibili. Ecco, io penso che non possiamo permettere che alcuno venga escluso o che in una società sempre più digitale venga limitato anche solo di fatto l'accesso di ciascun cittadino. Desidero a questo punto concludere esprimendo il ringraziamento veramente più sentito, a nome personale a nome di tutta l'Associazione dei Web Cattolici Italiani, a Papa Francesco, per il dono e la enorme responsabilità di averci affidato le pagine della sua prefazione, da cui riprendo queste parole. Sappiamo che mai il virtuale potrà sostituire la bellezza degli incontri a tu per tu ma il mondo digitale è abitato e va abitato da cristiani. Grazie. Grazie, grazie a Fabio Bolsetta, l'autore di questo volume, anche per eh, la sua testimonianza personale che ha voluto offrirci. Siamo arrivati al termine di questo viaggio intermirifica tra le cose eh, meravigliose come il nome del decreto del Concilio Vaticano II sugli strumenti eh, di comunicazione promulgato da Paolo VI, precursore del cambiamento tecnologico, di quella Chiesa in uscita, espressione di carità, carità cristiana, politica, intellettuale, cara a Papa Francesco, che prima di comunicare nei tanti modi che le vengono offerti dalla tecnologia, quindi dal digitale, sta imparando ad ascoltare. Una Chiesa non può comunicare eh, se prima non ascolta. Sta imparando a, anche ad offrirci, come fa questo libro, degli strumenti validi per fare sempre più rete e aiutare, attraverso l'uso consapevole del web e dei social, le nostre relazioni in carne ed ossa. Ringrazio e saluto voi qui presenti, ma anche quanti ci hanno seguito attraverso lo streaming sul sito di Avvenire e quello di Vatican News con la diretta curata da TV 2000. Buonasera a tutti.